di necessità virtù. In una congiuntura molto difficile, gli italiani sono costretti a tirare la cinghia e a scegliere tra regali e vacanze fuori porta. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, sono pochissime le famiglie italiane che si preparano a trascorrere le vacanze fuori casa. Solo il 13,8% partirà e in gran parte per soggiorni di durata limitata, uno o due giorni al massimo, e comunque a spese dei regali sotto l'albero. Il 71% di coloro che hanno dichiarato l'intenzione di partire ha anche risposto che non farà regali. Il confronto con l'anno precedente è impietoso. Secondo le intenzioni di acquisto rilevate dal sondaggio, il 16% in meno regalerà o si regalerà un viaggio. E insieme al viaggio troverà sotto l'albero un aumento medio di prezzo del 4% circa rispetto al Natale 2012.